Buongiorno ragazzi, vi ricordo per chi volesse sostenere questo canale lo può fare solo ed esclusivamente gratis iscrivendosi ed attivando la campanellina. Mi scappa da ridere perché io sono il primo a far notare le cose che non vanno, ma rompono le scatole a noi, fanno gli esposti inutili a noi e poi dopo, boom, Repubblica! Repubblica! La tocca piano, diciamo, dicendo che il Milan non è di Redbird, ma un documento lo prova. Sarebbe di un fondo olandese il Milan. Attenzione a questa bomba clamorosa, ci sarebbe uno scossone incredibile nel calcio italiano. Repubblica scrive: il Milan non è di Redbird, un documento lo prova. Noi o il cinese squattrinato, debito paga debito, siamo ancora in piedi e qualcuno rischia di capottarsi. Ragazzi, la situazione è grave. Milan, altro che pif, Milan, ma dov'è pif? Gli dico a quelli di Milan, ma dov'è pif? Dov'è puff? A te puff si compra, altro che pif. Non lo dice più ora dov'è Piff, dov'è Piff? Quindi ragazzi, qui sembra veramente c'è un documento che lo prova, Repubblica, questo documento, anche perché sarebbe, voglio dire, esposta a eventuali diffamazioni, querele e quant'altro. Il club rossonero non è di proprietà di Redbird, fondo americano Jerry Cardinale, ma di un fondo privato con sede in Olanda. Attenzione! Il Milan sarebbe di un fondo privato con sede in Olanda. Ci sarebbe un documento che attesta questa situazione. Si tratta del modulo ADV, documento pubblico che racchiude le principali informazioni. Io lo voglio leggere anche il giornale, va bene? Lo può leggere solo il sacerdote di Pechino che fa 30 minuti di messa tutte le mattine? O lo posso leggere anch'io ogni tanto il giornale? O lo può leggere solo il sacerdote di Pechino? Lo voglio leggere anch'io ogni tanto. I fondi gestiti da Cardinale hanno un unico referente non statunitense per il quale è stato costruito ad hoc un fondo privato con sede in Olanda. Ragazzi, auguri, io vi saluto. E vi posso dire, ragazzi del Milan, guarda, senza veramente. Senza cattiveria, vi posso solamente mandare un grosso in bocca al lupo. Io sono cazzi vostri. Fanno gli esposti a noi di che? Di che cosa vuoi? Cioè, l'esposto non è che è stato accolto, è stato ricevuto. Sì, va bene, non, ma io l'ho detto subito. Ho fatto un video per difendere tutti gli utenti da gli YouTubers juventini che sparano puttanate all'Inter. Ora verrà penalizzata? No, non verrà penalizzata nulla, anche perché il cinese ora esce. Noi siamo dei bersagli con il cinese come presidente, perché tanto ormai puoi mettere qualsiasi soggetto al posto di Zhang, il presidente in quella maniera lo può fare chiunque. Tra l'altro stamattina non dicono che è Bloomberg, a proposito, non la Gazzetta di Pechino, Bloomberg dice che non c'è nessunissimo accordo con Pinco e che stanno parlando ancora con Oaktree. Ricordatevi sempre che noi abbiamo prospettato 3-4 mesi passaggio da Oaktree per poi concludere la cessione, perché la storia di Steven Zhang all'Inter è finita. Ragazzi del Milan, senza raccore, in bocca al lupo.